Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vorrei rispondere a un tag che trovo veramente molto molto interessante. Io sono stata taggata da Riccardo del canale True Colors, che ringrazio per avermi taggato e che saluto. Io vi lascio in info box il suo canale, anzi in realtà lui ha due canali, uno che è quello principale e un altro che ha creato da poco, quindi recentemente. Ve li lascio tutte e due in info box. Vi lascio in info box anche la pagina Facebook di Morgana, che è l'ideatrice del tag, quindi vi lascio tutto comunque in descrizione. Questo è un tag interessante per me perché riguarda l'argomento vite passate, reincarnazione, che è un qualcosa che comunque mi ha sempre affascinato molto. Inoltre io un po' di tempo fa avevo cominciato a leggere qualche cosa e a guardare qualche video proprio inerente a questo argomento e addirittura mi ero un pochino avvicinata allo studio attraverso i tarocchi delle vite passate, quindi in qualche modo come andare a scoprire le nostre vite passate attraverso una lettura con i tarocchi. Non posso dire di essere un'esperta di questo settore perché è una cosa alla quale mi sono soltanto avvicinata, ho fatto solo qualche prova, ma sicuramente non è un ambito che io conosco così bene, quindi insomma non sono assolutamente un'esperta, però mi ci ero avvicinata, quindi per questo motivo trovo questo tag molto interessante. Ma adesso la smetto di parlare e cominciamo subito con il tag. Prima domanda: se dovessi scrivere un racconto verosimile sulla tua o sulle tue vite passate, quante volte immagini di essere vissuta? Dunque, io sicuramente almeno una volta, e poi nel corso delle altre domande vi arriveranno anche tutte le risposte più dettagliate, ma sicuramente almeno una volta, perché qualche flash di qualche epoca diversa, di qualche mia vita passata diversa da quella attuale, io ogni tanto ce l'ho, quindi sicuramente almeno una volta. Seconda domanda. Con quale criterio immagini che la tua anima si sia reincarnata? Per sopperire a qualcosa che non si è imparato, per farti rimediare a degli errori commessi o per continuare qualcosa di incompiuto? Raccontalo. Io credo che il criterio sia stato per sopperire a qualcosa che non si è imparato. Perché se io penso a tutte le lezioni di vita che sto ricevendo ora, nella mia vita attuale, sicuramente il senso che posso dare a tutto questo è che io debba imparare qualche cosa che probabilmente in un'altra vita non è stato imparato, nel modo giusto. Perché io sto facendo in questa vita un sacco di errori, di sbagli. Ovviamente voi direte tutti facciamo degli errori e degli sbagli, sì, sicuramente. Però io sto veramente facendo degli errori abbastanza importanti. Prima di tutto la scelta professionale, ad esempio. Io ho fatto degli errori madornali in questo senso, ho fatto dei percorsi di studio sbagliati che poi si sono rivelati comunque non essere quelli adatti a me, quindi ho perso un sacco di tempo, un sacco di soldi. Quindi, e ho avuto anche grazie a questi sbagli comunque delle lezioni di vita abbastanza importanti. Quindi, considerando tutte le cose che appunto sto imparando, che mi si stanno mettendo davanti, sicuramente il criterio è quello di sopperire a qualcosa che prima non ho imparato. Terza domanda: dove si sarebbe reincarnata la tua anima? Stato, regione, città. Se immagini che possa essere accaduto più di una volta, descrivi anche più luoghi. Io sono sicura, che lo stato è la Francia. Questo per un motivo, perché io da sempre, fin da quando sono nata, ogni volta che varco il confine francese mi sento a casa, come se quella fosse casa mia. Cioè io mi sento molto più a casa in Francia che in Italia e non ho mai capito veramente il motivo, perché in realtà io in Francia, pur essendoci stata tante volte, pur avendo passato dei periodi della mia vita in quello stato, comunque non è casa mia, non sono nata lì e non è casa mia. Eppure io tutte le volte che varco il confine francese mi sento a casa, come se in un'altra vita effettivamente io avessi vissuto lì, come se quella in qualche modo fosse casa mia. È una cosa difficile da spiegare, però è la sensazione che io provo ogni volta che arrivo in Francia. Quindi sicuramente io in un'altra vita ho vissuto lì. Quarta domanda.
Quando si sarebbe reincarnata la tua anima? Epoca, anno, periodo, eccetera. Io penso che il periodo sia compreso tra la fine del 1800 e i primi del 1900, quel periodo storico lì. Questo per un motivo, perché tutte le volte che sono entrata in contatto con un'ambientazione stile 1800-1900, o quando io ho dovuto indossare degli abiti di quel periodo, io ho indossato abiti di quel periodo in occasione di una festa in maschera, che quindi potrebbe essere una cavolata, però in realtà quando io ho indossato quell'abito, che era proprio il classico abito da dama del 1800, quindi con la gonna larga, vestiti, se avete visto Via col vento, ad esempio, potete farvi un'idea di che genere di abito io ho indossato, perché era un abito di quel genere lì. E quando io l'ho indossato, l'ho sentito come un abito normalissimo da indossare, come se io lo avessi indossato tutti i giorni. Mi sentivo molto a mio agio con quell'abito indosso, non ho avuto nessuna fatica a muovermi nonostante non siano abiti comodi, non ho avuto proprio nessun tipo di problema e mi sentivo molto bene dentro quell'abito, come se quel tipo di abito fosse una cosa normale per me, come se lo avessi sempre indossato. E anche quando comunque mi sono trovata a contatto con l'ambientazione, ovviamente un'ambientazione riprodotta, ma comunque un'ambientazione di quel genere, non ho avuto nessuna difficoltà a muovermi, comunque a sentirmi a mio agio. E quindi sicuramente quel periodo storico mi appartiene in qualche modo. Quinta domanda, saresti stato un uomo o una donna? Se immagini di esserti reincarnato più di una volta, descrivilo. Sicuramente una donna. Una donna perché non riesco assolutamente ad immaginarmi un uomo. Sicuramente ero una donna, anzi una donna molto femminile, come del resto sono anche adesso, perché io mi sento molto femminile, diciamo femminile all'ennesima potenza, quindi io proprio nei panni di un uomo non riesco ad immaginarmici, nemmeno se stiamo parlando di una vita passata, quindi ero una donna. Sesta domanda. Saresti stata una persona ricca o povera e come avresti raggiunto questa condizione economica? Io credo di essere stata una persona ricca fin dalla nascita, quindi penso di aver avuto a disposizione un sacco di soldi senza fare il minimo sforzo e probabilmente ho usato anche male il mio denaro. Questo per un motivo specifico, io lo penso, perché in questa vita sto facendo una fatica terribile per avere un minimo di stabilità economica. Per avere un'entrata fissa tutti i mesi, io ho sempre fatto una fatica terribile e non sono mai riuscita comunque ad ottenere questa cosa, perché io non ho, in tutti i lavori che ho fatto, non ho mai avuto la garanzia di avere tutti i mesi un'entrata fissa, perché ho sempre lavorato o a provvigione, o comunque con tipi di lavori che non garantivano comunque di avere tutti i mesi un'entrata minima che fosse, perché comunque anche il lavoro che facevo prima non garantiva comunque assolutamente che io avrei avuto tutti i mesi un'entrata. Quindi ho sempre fatto veramente molta fatica, pur avendo sempre lavorato tantissimo gratuitamente, perché io poi alla fine ho fatto un sacco di ore di lavoro gratis, perché comunque tante ore di lavoro che ho fatto non mi sono state pagate. Quindi tutta questa fatica che sto facendo effettivamente mi va un pochino a spiegare quello che stavo dicendo prima. Quindi in una vita passata ho avuto tanti soldi senza la minima fatica, probabilmente l'ho sperperati, l'ho usati male e adesso in questa vita io devo fare fatica da questo punto di vista. Quindi questa è un po' la spiegazione che io mi sono data. Settima domanda. Avresti abitato in campagna, montagna, collina, zona marittima o città? Zona marittima e città, sicuramente. Le altre non le sento, quindi sicuramente mare e città. Ottava domanda. Con quali influenti personaggi saresti venuta a conoscenza o solo a contatto? Io sono sicura al 100% di essere entrata in contatto con Carl Gustav Jung, che sicuramente molti di voi hanno già sentito nominare. Comunque, brevemente, per chi non ne avesse mai sentito parlare, è un famosissimo psicoanalista
che all'inizio si era, diciamo, avvicinato al metodo psicoanalitico di Freud, poi se ne è distaccato, differenziando moltissimo il suo orientamento psicoanalitico da quello di Freud, perché l'orientamento psicoanalitico di Jung si chiama psicologia analitica o psicologia del profondo. Sicuramente magari qualcuno l'ha già sentito nominare e forse se vi dico inconscio collettivo, archetipi dell'inconscio collettivo, forse vi dice qualcosa di più perché comunque Jung che ha parlato di questo. Ma perché io penso di essere entrata in contatto con lui? Perché Jung, oltre a tutte queste cose che ho detto, aveva studiato tantissimo la simbologia, i fenomeni paranormali e i tarocchi. E siccome anch'io sono d'accordo su alcune cose che Jung sosteneva e sono comunque molto in sintonia quando leggo le cose di Jung, sono sicura che almeno una volta siamo entrati in contatto e abbiamo chiacchierato di questo argomento. Quindi questa è una convinzione che non mi toglie nessuno. Domanda numero 9. Come saresti morta una o più volte che immagini? A che età? Considerando la paura che io ho in questa vita dell'altezza e del precipizio, sicuramente sono morta cadendo giù da un dirupo, perché questo andrebbe a spiegare come mai tutte le volte che io sono vicino a un precipizio, comunque sono in una parte alta, anche se magari non c'è nessun rischio, perché magari ci sono delle protezioni, comunque io ho una paura folle di cadere di sotto. E quindi questo, diciamo che andrebbe un po' a spiegare come mai è così. Probabilmente in un'altra vita io sono morta precipitando da qualche parte. E credo in un'età giovane, perché se io penso e provo a visualizzare una mia vita passata, vedo sempre delle immagini di me giovane, non ho nessuna immagine di me anziana, quindi credo che sia successo abbastanza presto. Decima domanda: descrivi una giornata tipica nel tuo immaginario passato. Come dicevo prima, io immagino di essere vissuta tra il 1800, la fine del 1800 e i primi del 1900 in una famiglia nobile, ricca, e quindi la mia giornata tipica sarebbe stata sicuramente scandita tra eventi di alta società piuttosto che eventi mondani, passeggiate con le amiche, prendere il tè sulla veranda, insomma tutte cose da persona ricca. E questo probabilmente mi stava un po' stretto in un'altra vita, perché oggi, nella mia vita di adesso, io queste cose non le sopporto tanto, non mi piace la vita mondana, non mi piace avere troppi impegni sociali, non mi piace essere circondata di troppa gente e quindi, insomma, siccome adesso queste cose mi fanno un po' venire l'allergia, preferisco una cosa intima, cioè io preferisco, anche quando esco magari con qualcuno, preferisco una cosa più tranquilla, più intima. E questo probabilmente perché nella mia vita passata tutta questa mondanità, tutto questo lusso, tutto questo sfarzo forse mi stavano un pochino stretti. E quindi oggi tendo a preferire le cose più tranquille e più semplici. Domanda numero 11. Con chi ti saresti sposata? A che età? Io credo di essermi sposata sicuramente con un uomo del quale ero innamorata, ma di nascosto, perché questo amore non era accettato socialmente. Questo io lo dico perché oggi difendo con tutta me stessa, tutte le volte che mi è possibile, quegli amori cosiddetti non convenzionali, quegli amori che per la società sono di disturbo, non per tutta la società naturalmente, ma ci sono delle parti di società che sono disturbate da amori di un certo genere. Faccio un esempio che è un classico, però ad esempio tante persone sono infastidite dall'amore tra persone dello stesso sesso, ad esempio.
Io ho sempre difeso questo tipo di unioni, mi sono sempre espressa in modo favorevole alle unioni civili, ad esempio, pur essendo una cosa che in realtà non mi riguarda personalmente, perché io sono eterosessuale al 100%. Quindi non è una cosa che mi coinvolge in prima persona, però io nonostante questo mi sono sempre operata per difendere questo tipo di unioni, ma non solo quelli tra persone dello stesso sesso, ma anche quegli amori considerati meno convenzionali, come ad esempio l'amore tra una persona comune e una persona religiosa, come può essere ad esempio un prete. Io sarei assolutamente d'accordo a lasciare il via libera perché i preti possano ad esempio sposarsi, possano avere una relazione affettiva e una famiglia, come del resto tante religioni permettono già, ad esempio la religione protestante lo permette già. E io sarei assolutamente d'accordo, quindi quando si tratta di amori non accettati socialmente, arrivo io e difendo queste cose. Quindi sicuramente in una vita passata l'amore che io ho vissuto era uno di quegli amori non accettato socialmente e l'ho dovuto vivere di nascosto. Qua chiede anche a che età, non lo so perché sull'età non sento nessuna cosa particolare, quindi non lo so a che età. Poi, undicesima domanda, scusate, dodicesima domanda. Quanti figli avresti avuto? A che età? Sono sicura di non aver mai avuto figli. Questo perché io non ho assolutamente, neanche tanto così, istinto materno o desiderio di maternità. Io non sono una persona materna, non sono una persona che istintivamente si avvicina ai bambini, non sono una persona che desidera avere dei figli, cioè per me queste cose sono completamente fuori da quelli che sono i miei desideri. Questo non significa che i bambini non siano comunque qualcosa di bello e di positivo, per chi li vuole sicuramente sono qualcosa di bello e di positivo. Ma io personalmente non ne voglio avere e non sento assolutamente questo tipo di desiderio, perché dentro di me l'istinto materno è proprio pari allo zero. E quindi questo è una cosa che io sento adesso e probabilmente era così anche in altre vite, perché non c'è proprio neanche un briciolo di maternità e quindi sicuramente non avevo figli. Tredicesima domanda, sei stata una persona religiosa, politeista, monoteista, buddista, eccetera? Sicuramente sono stata una persona credente e spirituale, ma non praticante, quindi non religiosa nel senso dell'andare sempre a messa o del seguire pedissequamente tutti i dettami della Chiesa, ma sicuramente avevo una mia spiritualità, sicuramente ero credente, come del resto è adesso, perché io adesso sono credente, vivo la mia fede in un modo molto personale, ma non sono praticante, nel senso che io non vado tutte le domeniche a messa, non seguo particolarmente i dettami della Chiesa, però ho una mia fede, quindi questo sicuramente era così anche prima. Quattordicesima domanda: come ti saresti chiamata? Non c'è nessun nome che mi dica qualcosa di particolare, quindi non saprei assolutamente dirvi come mi sarei chiamata. Tutti i nomi ai quali posso pensare che mi vengono in mente non mi dicono nulla, quindi non lo so. Quindicesima domanda: quali problemi ti avrebbero causato rabbia, frustrazione, tristezza, rammarico? Sicuramente la stessa cosa che mi causa tristezza, frustrazione e rammarico adesso, e sono tutte le forme possibili e immaginabili di discriminazione. Tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, basate sull'orientamento sessuale, basate sull'identità di genere, basate sul fatto che uno possa essere disabile o meno, basate sul fatto che una persona abbia una determinata posizione sociale, basate su tutte queste cose. Io non le sopporto, mi causano rabbia, tristezza, rammarico e frustrazione oggi esattamente come in una vita passata. Quindi tutte le forme di discriminazione, da quelle grandi a quelle piccole,
Io non le sopporto, le trovo ingiuste, le trovo veramente il simbolo di qualcosa di arretrato, cioè secondo me tutti quelli che mettono in atto delle discriminazioni sono delle persone arretrate, che non sanno evolvere nel cervello, non si sanno evolvere, non sanno capire quelle che sono veramente le cose importanti nella vita e nella relazione con gli altri. Quindi queste sono cose che io non tollero. Ultima domanda: in quale epoca e in quale luogo pensi che la tua anima non avrebbe mai potuto abitare? Io credo che la mia anima non avrebbe mai potuto abitare in tutte quelle epoche, che sono state dominate da qualche forma di dittatura. Ovunque ci sia una dittatura, ci sia stata una dittatura, io credo che la mia anima non avrebbe proprio potuto stare e abitare. Bene, questa era l'ultima domanda. Io ho davvero trovato questo tag molto molto interessante, mi è piaciuto molto rispondere alle domande. Vorrei taggare tutti, perché questo è un tag secondo me un po' particolare e per farlo, secondo me, bisogna essere predisposti quantomeno a un certo tipo di discorso, quindi secondo me è un tag che possono fare tutti, ma che magari non si sentono di fare tutti. Quindi io taggo tutti coloro che se la sentono di farlo e mi raccomando, se lo fate, scrivetemelo nei commenti, così lo vado a vedere, perché a volte qualche video posso perdermelo perché ci sono tanti video e tanti canali che io seguo. Quindi qualche volta magari mi può capitare che un video mi sfugga, quindi avvisatemi così lo vado a vedere. Io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.